Torna per il secondo anno consecutivo la Summer School con Contamination Lab, collaborazione fra Regione, Unione dei Comuni della Romagna Faentina, la fondazione appunto Contamination Lab, rivolta ai giovani 20 fra i 17 e i 25 anni, un punto di incontro importante per fare formazione. Formazione che in questo momento mira soprattutto a consentire le condizioni per delle nuove start-up, cioè imprese che partano possibilmente anche con attività nuove, innovative, e questo per far fronte a un dato allarmante, che è quello che l'emergenza Covid ha comportato, la cessazione del 30% delle micro e piccole imprese dopo la ripresa delle attività, che addirittura arriva ad un 50% nel settore della ristorazione bar. Questo ci fa capire l'urgenza di intraprendere dei cammini di avvio di nuove imprese per compensare queste perdite molto rilevanti sul territorio. L'anno scorso è andata bene, contate di fare altrettanto? L'anno scorso è andata molto bene, il progetto ha ricevuto un riconoscimento da parte della Regione come progetto di grande innovatività e esempio virtuale di formazione. Quest'anno, Covid permettendo, contiamo di fare altrettanto, sì. La Regione sostiene anche quest'anno il progetto della Summer School organizzata dal Comune di Faenza, che ha partecipato al bando della legge 14 sulla formazione delle giovani generazioni e che poi verrà gestita dalla Fondazione Banca del Monte, che si è aggiudicata la gara. Bene che per il secondo anno consecutivo in questo territorio istituzioni, sistema di imprese, sistema territoriale decidano di investire sulla scuola, sulla formazione dei giovani, sulla formazione superiore, che è la sfida che abbiamo davanti, come anche i mesi difficili con l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ci hanno una volta di più dimostrato.